Nella primavera del 2005 ho ricevuto una telefonata dalla dottoressa Petitti per una consulenza riguardante un oggetto di cui si stava occupando in quel periodo e per il quale c'era necessità di fare degli ulteriori approfondimenti perché questo oggetto sembrava sfuggire alla definizione di altri oggetti di cui si stava occupando. In quel periodo la dottoressa Petitti aveva preso in esame un lotto di materiali in legno provenienti dallo scavo della palafitta di Molina di Ledro. Tra questi oggetti in legno, alcuni archi, la maggior parte dei quali era possibile considerarli degli archi da caccia. Nel caso di due di questi oggetti, le misure e in qualche modo anche la foggia facevano pensare a oggetti di diversa natura. Per uno in particolare, la dottoressa Petitti ipotizzava un possibile utilizzo come oggetto di rango, probabilmente oggetto sonoro. La richiesta di consulenza riguardava proprio la necessità di appurare se questo piccolo arco del lotto dei materiali di Ledro avesse a che fare con la musica e con il suono. Gli scavi di Molina di Ledro, che sono stati fatti molti anni fa, hanno prodotto molto materiale che però non è stato integralmente studiato e pubblicato. Quindi attualmente è in corso un riesame di tutti questi materiali. Il lotto dei materiali in legno è in fase di studio. Ce n'era uno in particolare, un piccolo arco, una grossa parte di un piccolo arco, che sembrava effettivamente difficile considerare un arco da caccia, sia per le sue dimensioni, sia per la forma, per la sua struttura. E quindi mi fu richiesto di provare a indagare su questo oggetto per capire se poteva trattarsi di un oggetto di altro genere, come ad esempio di un oggetto a carattere sonoro, a carattere musicale. Gli archi musicali sono di diversa specie e di diverse dimensioni, sono attestati etnograficamente in molta parte del mondo. Usualmente sono divisi in tre categorie, archi con il risonatore a parte, in altri casi invece l'arco musicale è di un tipo per noi più familiare, come ad esempio il birimbau brasiliano. In quel caso si tratta di archi musicali con un risonatore applicato, come la zucca che viene applicata sul corpo di questo arco musicale, per amplificare la sonorità dello strumento. Però esiste un terzo tipo di arco musicale in cui a fare la funzione di risonatore è il cavo orale, la bocca. In questo caso si tratta di archi a bocca, le dimensioni sono più piccole, viene appoggiato contro la bocca e suonato un po' come un grande scacciapensieri in legno ed è la bocca a amplificare la risonanza del suono, ad amplificare questo suono. Questa era la categoria a cui più probabilmente poteva appartenere questo arco. Per la realizzazione della nostra replica avevamo bisogno di due dati precisi. Per la ricostruzione, avevamo necessità di conoscere il tipo di legno, esattamente che tipo di legno era stato usato per l'originale, e quindi è stata condotta un'analisi presso la Facoltà di Botanica a Roma, ed è stata determinata l'essenza del legno. Si tratta infatti di abete bianco. Il quesito che mi ha posto Emiliano era molto interessante. Lui era a conoscenza delle mie varie esperienze di riproduzione del materiale archeologico, quindi venne da me e mi mostrò questo progetto. Solo che, pur trovandomi di fronte ad un semplice arco, dovevo veramente capovolgere tutta la situazione, nel senso che
dovevo riuscire a piegare un semplice legnetto e arrivare alla giusta curvatura, che era la curvatura dell'arco originale che è stato rinvenuto. Quindi mi venne in mente che, grazie ad un'altra esperienza con un pastore siciliano di tutt'altro genere, così, lui mi insegnò a realizzare dei bastoni in ulivo, e ricordavo che questo poteva essere possibile grazie alla fiamma, al fuoco. E così dissi ad Emiliano che potevo tentare. La seconda indicazione assolutamente necessaria era quella che riguardava il materiale con cui era di cui era costituita la corda. Per stabilire questo, un'analisi, un esame archeologico era l'unica via praticabile, ovvero quali erano i materiali che potevano fungere da corda tra i materiali compatibili per l'epoca. Abbiamo due fortune, la prima che in un'area piuttosto vicina al ritrovamento del nostro arco è stato ritrovato un po' di anni fa uno straordinario esemplare di essere umano conservato nel ghiaccio, il cosiddetto uomo di Similauna o Ötzi. L'uomo di Similauna conservava nella sua faretra numerosi esempi di cordami assortiti in vari materiali, in budello, in tendine, più dei tessuti. La seconda fortuna è che proprio nell'insediamento di Molina di Ledro, tra i reperti maggiormente interessanti e diffusi, c'erano proprio dei tessuti. E quindi abbiamo avuto modo di scegliere il nostro materiale tra filati di lino, canapa e invece, che essere di origine vegetale, con materiali di origine animale, come ad esempio il budello o il tendine. Il lino è risultato essere troppo fragile per un utilizzo di carattere musicale, mentre le sonorità ottenute con l'intreccio della canapa ci sono sembrate molto poco sonore e adatte. Mentre invece il budello, la corda ottenuta dal budello, è risultata essere il materiale, oltre che archeologicamente compatibile, anche il materiale dal punto di vista sonoro più adeguato. Ed è infatti con una corda di budello di un diametro minimo di un millimetro e al massimo di 2 millimetri, 2,5 millimetri, che abbiamo ottenuto i risultati più interessanti dal punto di vista acustico. Un'altra caratteristica della nostra replica è il fatto che nella sperimentazione pratica dell'oggetto abbiamo avuto modo di rilevare come sia dal punto di vista funzionale dell'oggetto sia dal punto di vista acustico i risultati fossero interessanti e meritevoli di ulteriori approfondimenti e di ulteriori prove sperimentali. E un'altra cosa che le nostre prove sperimentali ci hanno portato a osservare è che dopo un uso prolungato dell'oggetto, a contatto con la saliva, a contatto con gli umori corporei, il sudore, la saliva appunto, l'estremità del nostro arco si è colorata, si è brunita, scurita in alcuni punti specifici che, guarda caso, sono gli stessi punti che risultano scuriti nell'originale, il che è un punto ulteriore a favore del fatto che quell'oggetto fosse utilizzato nel modo che noi abbiamo pensato. Un ultimo dettaglio non secondario è il fatto che il punto critico dove è possibile che si verifichi la frattura dell'arco è nei nostri esemplari sperimentali lo stesso punto di frattura che abbiamo rilevato sull'originale.
l'originale si è spezzato esattamente nel punto in cui anche i nostri prototipi si sono via via danneggiati. È il cosiddetto punto critico, quello in cui la maggior tensione viene applicata sia nel momento dell'incordatura sia quando viene utilizzato per essere suonato.